Eccoci di nuovo qui, siamo nuovamente in diretta per la terza giornata dei campionati nazionali GAF 2018, sempre qui dal palazzetto dello sport di Cattolica. E oggi vicino a me non c'è uno squalo, ma c'è una bellissima donna, Valeria Antognoli, vice sindaco del comune di Cattolica, che farà per voi un saluto istituzionale, diciamo così. Assolutamente sì. Sono qui a portare i saluti del sindaco e di tutti i componenti della giunta e dell'amministrazione, e sono qui a complimentarmi per questo bellissimo momento organizzato dall'Atletica 75, a cui stanno partecipando tantissime atlete, ed è una cosa molto bella perché promuove prima di tutto lo sport e quindi i valori importanti nella crescita dei ragazzi, ed è anche un momento importante per la città, per la nostra città, che si vede riempita di tantissimi atleti, tantissime famiglie, tantissimi quindi visitatori, ospiti nostri, e quindi è un evento bellissimo, lo dico perché sono proprio qui e respiro questo clima di festa e di divertimento. Abbiamo visto infatti anche durante le premiazioni, abbiamo assistito poco fa. Valeria medagliava e premiava, diciamo, le categorie che si sono esibite questa mattina. Sì. Quindi insomma noi ti ringraziamo di esserci venuta a trovare. Certo. I sorrisi delle ragazze sono emozionati. E ringraziamo anche Cattolica di questa grande ospitalità a questi campionati. Assolutamente sì, tutti molto benvenuti e accolti a braccia aperte. Mi auguro che la città sia stata degna di tutti questi nostri ospiti. Sono sicura di sì. Grazie mille Valeria, grazie, che ti voi, lasciamo andare in questa giornata del 2 giugno e facciamo un cambio in diretta, così a noi ci piace fare queste cose. E di nuovo voi pensavate che il cambio era con Pasquale, ma in realtà no, non è uno squalo, è un'altra bellissima donna che ho qua vicino a me, Stefania Bucci, allenatrice di Lara Mori, che è l'atleta che abbiamo incontrato ieri. E giusto così, due parole: io sono una grande passionale e quindi quello che ti chiedo è: qual è la tua soddisfazione più grande nell'allenare Lara? Ma la soddisfazione più grande nell'allenare Lara è facile, perché lei è un talento, io ho esperienza e lei è molto solare, molto tranquilla, anche se è sui momenti di ragazzina, però per me allenare lei è come allenare le piccole, cioè oramai è una passione talmente grande. Bene, abbiamo sempre parlato di passioni, quindi. Sì, la ginnastica è una vera passione, se no non si farebbe. Bene, e invece che effetto ti fa a te, proprio in qualità di donna ma anche di allenatrice, passare da un campo così importante come quello olimpionico a il campo del nostro palazzetto dello sport di Cattolica? Ma questa è una domanda che faccio spessissimo. Io vado sia alle gare del campionato del mondo come alle gare del nonno, cioè delle gare più semplici, delle bambine piccole. A me piace moltissimo stare in questa gente. L'ambiente della ginnastica è un ambiente pulito, sereno, ma le bambine a me piacciono, non mi fa nessuna differenza. L'emozione è sempre la stessa, perché anche con queste grandi di oggi, per esempio, è stata un'emozione, perché sono grandi, ti danno le sue soddisfazioni, come mi dà. Benissimo, allora è questo quello che ci piace sentirci dire anche qui in un campo come quello di Cattolica. Ti ringraziamo tanto, ti lasciamo andare, abbiamo visto che giri con dei fiori meravigliosi che non lasci più. No, li porto via. Perfetto. Io vorrei ringraziare tutta l'organizzazione, perché è stata una bella competizione e devo dire tante belle bambine, tanti insegnanti hanno tanta passione, continuate. E poi l'ospitalità della Romagna, quella è delicatissima e si trova solo qui da noi. Bene, grazie mille, grazie ti lascio andare. E ciao, grazie mille a te. E adesso qualche informazione tecnica sulla giornata di oggi e poi vi facciamo fare un giro, perché le premiazioni della mattinata sono terminate e quindi iniziano nuove gare, perché qui le gare entrano una dietro l'altra. Allora, questa mattina è stata una mattinata intensa, si sono disputate le gare a squadre di seconda e terza categoria e sono delle gare particolari che prevedono
una disputa fra squadre di un minimo di 2 ad un massimo di 4 atlete e poi la terza categoria elite, quindi le ginnaste di ogni regione più brave, più qualificate che si sono esibite. E adesso direi che piano piano noi ci addentriamo nel vivo qui del palazzetto, andiamo di qua, l'operatore fa sempre segnali, perché bisogna dire, e l'operatore è donna e questo va detto perché noi donne abbiamo qui 15 in più, quindi io direi che entriamo da di qua così passiamo anche in mezzo ai genitori, perché le atlete hanno anche dei genitori, e venite con me. Guardatevi, intanto c'è il presidente di Atletica 75 che giustamente fa le chiacchiere con il nostro vice sindaco. Guardate, vedete, le bimbe, anche se sono atlete, hanno bisogno di coccole anche loro, e questo è il bello della ginnastica. Entriamo da qui e vi facciamo vedere che cosa sta succedendo dentro il palazzo. C'è qualcuno con delle coppe, ma non ci guarda nemmeno. Quindi vuol dire che è andata bene. La musica la sento, quindi vuol dire che qualcosa c'è. Andiamo. Thank you.
ai genitori che intanto stanno pranzando perché ora è pranzo, vi dico che ci vediamo questa sera sempre in diretta. Sempre in diretta sul canale di Wisp Nazionale su Facebook. Prego, prego, passate, che qui gli atleti sono leader. Grazie, grazie. E ci vediamo con le altre novità del pomeriggio. Grazie, a più tardi.